Durante la sosta di ottobre mi era arrivata questa domanda. Diciamo che questa stagione andrà malissimo e restiamo fuori dalle coppe europee. Decidi di rifondare, iniziando ad investire seriamente sui giovani di talento. Continui su questa strada. Oppure smobility ma fai un instant team, assumendo di cambiare allenatore a fine stagione. Chi sceglieresti? O che profilo a guidare la squadra? Coerentemente con la scelta di qui sopra, ho iniziato per curiosità a scrivere una risposta. E poi mi sono lasciato prendere la mano. Tant'è che ne è venuta fuori una roba da 20 pagine. Ma devo fare comunque una premessa. Mancano ancora un sacco di punti. Fonseca ha detto che non ha mai visto una squadra vincere uno scudetto o perderlo dopo 10 partite. E anche se spesso non mi trovo d'accordo con le dichiarazioni di Fonseca, stavolta credo abbia ragione lui. È prematuro stabilire oggi che la stagione sarà un fallimento. Può succedere. E di questo passo, vincendo meno della metà delle partite, credo che non andremo da nessuna parte. Ma darlo ora per scontato penso comunque sia esagerato. Ma alla domanda rispondo, pur sperando che ovviamente non arriveremo ottavi, noni o decimi. Allora, se la stagione finisse così male, chiaramente ci sarebbero dei cambiamenti da fare. Allenatore, dirigenza, presidente e giocatori finirebbero tutti al centro del mirino. In realtà già lo sono. In particolare la dirigenza e il presidente. E credo che neanche un eventuale triplete potrebbe cambiare più di tanto la loro reputazione. Ma se la stagione fosse un fallimento, ancora prima di loro, il primo che manderei via sarebbe l'allenatore. Non so se Fonseca arrivi a fine anno, ma fingiamo che sia così. Dopo un settimo o ottavo posto, comunque andrebbe mandato via, al netto di qualsiasi alibi uno voglia dargli. Ma non sarebbe l'unico uomo da mettere sul banco degli imputati. Accanto a lui, anzi più in alto di lui, ci sarebbero i dirigenti. Ma io, al contrario di tutti, la dirigenza non la cambierei più di tanto. Per due motivi. Il primo è che Ibra sta ancora imparando. E lo sapevamo tutti che ci avrebbe messo del tempo. Per me non ha senso chiedere dirigenti esperti, se poi i dirigenti che stanno facendo esperienza li mandi via. Sbagliando si impara. E con tutte le cazzate che questi stanno facendo, tecnicamente qualcosa lo staranno anche imparando. Al massimo io affiancherei un dirigente più esperto, anche se nessuno è infallibile nonostante la sua esperienza. Ma mandare via Ibra dopo i primi 12 mesi operativi penso avrebbe poco senso. Il secondo motivo per cui non cambierei più di tanto la dirigenza è che queste stesse persone sono quelle che hanno portato Reinders, Pulisic, Pavlovic, Fofana eccetera. Giocatori che sembrano validi, ovvio. Come detto anche loro hanno fatto un sacco di errori. Penso a non aver preso una punta forte o all'aver dato la squadra a Fonseca. Ma facendo una media tra le cose positive e quelle negative, anche in caso di stagione fallimentare, comunque per me non avrebbe senso più di tanto cacciarli tutti insieme. Anche perché Cardinale al momento non sembra intenzionato a vendere. E quindi ha poco senso per me pensare a eventuali arabi o cose simili. Certo, tenere una dirigenza dopo un ottavo o nono posto sarebbe completamente incoerente rispetto all'aver mandato via Maldini dopo un quinto posto. Ma io penso che Paolo non abbia pagato più di tanto la classifica o alcuni acquisti sbagliati, quanto più le dichiarazioni contro la proprietà e in generale una visione che non sembrava la stessa di Red Bull. Mettiamo quindi che arrivati a fine anno Ibra e Cardinale ancora vadano d'accordo. Io a Zlatan darei una seconda e ultima chance se fossi nel suo superiore. Lo farei però ben sapendo che riceverei ancora più critiche da parte dei tifosi. Ma tutto fa parte di un piano più grande e le critiche aumenteranno ancora di più nel corso del video. Innanzitutto verrai criticato per l'allenatore che prenderai dopo Fonseca, un nome che farà scappare molti da questo video e che se fossimo nella vita reale porterebbe migliaia di tifosi a casa Milan coi forconi. Io non vorrei Conte neppure se dovesse stravincere il campionato, pur con lo scudetto. La mia idea non cambierebbe. Non voglio nella mia squadra uno che ti obbliga a prendere i giocatori che dice lui, che si lamenta se le cose non vanno e che hai sempre paura possa esplodere da un momento all'altro. Per me l'all-in del Napoli è comunque troppo rischioso. Ovviamente può portare vittorie, ma basta un crociato rotto o un minimo imprevisto per aver bruciato un centinaio di milioni. E nello sport non c'è nulla di prevedibile. Per me è giusto essere ambiziosi e spendere, ma allo stesso tempo bisogna farlo tenendo i piedi per terra, cercando di non fare il passo più lungo della gamba. E quindi per la panchina cercherei un altro tipo di profilo. Vorrei sicuramente uno che conosca la Serie A da almeno un anno. Vorrei Thiago Motta, ma Thiago ormai è della Juve. E allora cercherei in Serie A il nuovo Thiago Motta, un allenatore giovane in grado di far giocare bene le sue squadre, che sappia portare un minimo ai risultati e che sia in grado di migliorare i giocatori. Un allenatore che però, a differenza di Fonseca, non sia troppo fissato con le sue idee e che agli occhi della squadra possa essere più rispettabile. A oggi, inizio novembre 2024, il nome a cui penso è un po' folle, ma il Como mi sta impressionando per come gioca e io punterei su Cesc Fabregas. Se a fine anno il Como dovesse salvarsi tranquillamente, penso che tutti potremmo considerarla la sorpresa dell'anno. Non ai livelli del Bologna dell'anno scorso, ma quasi, nella mia idea. E per fare questo video un po' devo fantasticare e immaginare come andranno le cose. Fabregas potrebbe fare una stagione in stile Empoli di Sarri e a quel punto molte squadre andrebbero su di lui. Lui probabilmente le rifiuterebbe quasi tutte, perché al Como ha tutti i soldi che vuole, è in uno dei progetti più ambiziosi d'Italia e può sognare pressoché ogni giocatore. Ma noi siamo il Milan e penso che Cesc, se lo chiamassimo, accetterebbe. Fabregas presenterebbe qualche problematica simile a quella di Fonseca, ma Cesc avrebbe anche un sacco di punti a favore per me. A differenza di Fonseca, è stato un grandissimo calciatore e quindi in qualche modo conosce meglio certe dinamiche legate ai top club. Arriverebbe da 3 anni consecutivi in Italia e quindi, oltre a sapere decisamente meglio la lingua, avrebbe già oggi un'idea chiara delle squadre da affrontare. Se facesse bene col Como, comunque avrebbe appena dimostrato
dimostrato di sapere il fatto suo, come per esempio ha fatto Barone al Verona l'anno scorso, facendo ben impressionare prima di andare alla Lazio. E in più Fabregas conoscerebbe già diversi giocatori, dato che ha già giocato con Morata e Fofana, oltre a Loftus, che però venderei, ma lì ci arriveremo. E siccome a Como è stato abile a trasformare i compagni in giocatori alle sue dipendenze, magari pure a Milano potrebbe ricreare un'alchimia simile. Io punterei su Fabregas per questi motivi, ma la piazza una scelta simile non l'accetterebbe mai. Forse la prenderebbe ancora peggio di Fonseca e Lopetegui, perché dopo una stagione fallimentare darei l'impressione di non aver imparato nulla dal passato, specialmente se il Napoli dovesse vincere il campionato con Conte. Io però proverei lo stesso una scelta simile e studierei qualche campagna ad hoc per far digerire meglio questa decisione. Punterei molto sul paragone tra Cesc e i vari Arteta, Kompany e Xavi, tutti eredi di Guardiola, che con pressoché zero esperienza si sono ritrovati ad allenare un top club. Proverei a fare una campagna mediatica simile, ma lo scetticismo comunque regnerebbe sovrano. E le mie prime due scelte, quella di tenere in blocco la dirigenza e quella di prendere un allenatore così, porterebbero i tifosi a tanto così da un assalto a casa Milan. Ma questa sarebbe soltanto la fase 1 del mio piano, quella volta ad abbassare le aspettative. Fase 1 che concluderei con altri due attentati alla pazienza dei tifosi. A giugno venderei Maignan, prima gli rinnoverei il contratto anche a 6 milioni, con il patto però di lasciarmi l'anello in estate. Per 25-30 milioni venderei il trentenne Maignan, facendo incazzare ulteriormente la piazza. E poiché non avrei i soldi della Champions, il mio mercato dovrà essere autofinanziato coi soldi delle entrate. Nota tecnica: da qui smetto di usare il condizionale e passo all'indicativo. Per poter rivoluzionare la squadra ho bisogno di almeno un'altra cessione importante. Maignan non è il solo big che vendo. Dopo Mike tocca a Rafa Leao. Tra i 55 e i 65 milioni cedo Leao, dopo una stagione fallimentare al Milan. Rafa sicuramente verrebbe messo sul patibolo insieme alla dirigenza e all'allenatore. Solo la scorsa estate si diceva che valesse 100 milioni, ma se continuasse a giocare poco e se il Milan finisse davvero decimo, allora il suo prezzo crollerebbe veramente. E da quei 100 al massimo potrei ricavarne poco più della metà. Sono anni che ci si lamenta del fatto che Leao non faccia un salto di qualità, e se il Milan arrivasse ottavo o decimo, penso che anche con 20 gol Leao verrebbe criticato. Io sfrutterei questa isteria di massa a mio vantaggio. Ceduto Rafa a mano in cuore, a questo punto avrei circa 100 milioni per rifare la squadra. A Teo rinnovo il contratto a gennaio 25, prima che la stagione crolli del tutto. Spero nei riscatti di Adlika, Lulu, Pobega e nella cessione di qualche altro esubero. Facendo due conti, in questo modo arrivo a 140-150 milioni di budget. E a questo punto devo pensare a come ricostruire il nuovo Milan di Fabregas. Entriamo ora nella fase 2, quella della ricostruzione, quella volta a riconquistare la fiducia dell'ambiente. E da qui dipenderà anche la campagna abbonamenti, quella a cui darei il titolo di Red and Back, perché il fine del mercato sarebbe tornare subito protagonisti in Italia. Ma soprattutto perché per tornare in alto punterei sul ritorno di alcuni nomi che stanno a cuore ai tifosi rossoneri. Il primo, pronti via a luglio, è quello di Sandro Tonali. Sandro al Newcastle è costato circa 60 milioni più bonus e ha un contratto fino al 2028. A Spagna il suo costo a bilancio a fine anno dovrebbe essere sui 35-40 milioni. Al Newcastle ne offro 30 più Loftus Cheek, e quindi gli farei fare una mini plusvalenza. Ruben prende la metà di Sandro e il Newcastle potrebbe accettare, specialmente se Sandro dovesse fare una bella stagione. Sandro avrebbe ripagato il suo debito col Newcastle. Noi ridarremmo al Newcastle i soldi che loro ci hanno dato per Sandro, al netto dell'ammortamento. E in più Loftus tornerebbe nell'unico campionato dove è possibile farsi notare per andare in nazionale. Forse incastrare tutto non sarebbe così facile, ma fatemi sognare. Come direbbe Dwight di The Office, la nostalgia è il secondo più grande punto debole dell'uomo. Iniziando la fase 2 con il ritorno di Sandro Tonali, a cui do anche la fascia di capitano insieme a Teo, penso che in un secondo cancellerei tutta la fase 1. In un momento gli addii di Maignan e Leao verrebbero cancellati. Il nostro 8 torna sulla schiena di Tonali, ma le cose da fare sono ancora molte. A centrocampo, oltre a Sandro, vado a prendere Adrian Bernabé del Parma, un giocatore per me clamoroso. Con Tonali, Reinders, Bernabé e Fofana potrà essere a posto, tornando a giocare col 4-2-3-1. Ma io vorrei una squadra in grado di giocare anche col 4-3-3 all'occorrenza. E quindi venderei anche Musa per prendere un altro giocatore italiano che al momento mi sta sorprendendo. Ancora è abbastanza sotto ai radar, ma sono sicuro che di Alessandro Bianco se ne parlerà nel corso dell'anno. Il cartellino è della Fiorentina e magari riesco a scambiarlo con Adli, ma intanto lo valuto 10 milioni per evitare di fare casini coi conti. Oltre a lui proverei a prendere un parametro zero in grado di far legna, ma quella sarebbe un'operazione più che altro da ultimi giorni di mercato, e al momento non saprei neanche su chi andare. A questo punto passo subito a pensare all'attacco. Dopo l'annuncio di Tonali e prima di partire per la tournée americana, organizzo una conferenza stampa con Ibra e Pulisic. È in mondovisione, magari in occasione dell'eliminazione dell'Inter dal mondiale per club, che potrebbe avvenire in quel periodo, ed ho un annuncio che fa impazzire i milanisti e che potrebbe spingere un sacco le vendite delle magliette in America. Pulisic ha rinnovato il contratto fino al 2030 e ha una clausola da 200 milioni di dollari. Metto la cifra in dollari perché Chris è americano, la società è americana e in teoria sarebbero 180 milioni di euro, ma 200 è più impattante come numero e fa sembrare che le ambizioni
siano ancora più elevate. Con Pulisic nuovo 10, Tonali vecchio nuovo 8 e il giovane Bernabé. Un bel po' di fiducia nell'ambiente l'ho ristabilita. Subito dopo punto su uno dei più grandi talenti del campionato. Sfrutto Fabregas per convincere Nico Pass a venire al Milan, sperando che faccia una stagione ottima ma non troppo, altrimenti c'è il rischio che diventi un nuovo Zirkzee. Il Como lo ha preso a 6 milioni, ma il Real può riprenderselo a 12. E il Real a 12 effettivamente se lo riprende, ma non se lo tiene. Convinco Perez a darmelo in prestito biennale. Ricopio l'operazione Brahim Diaz. Noi ci prendiamo un loro talento e lo facciamo crescere gratis. Loro aspettano 2 anni e se lo riprendono una volta completamente maturato. Siamo tutti felici. E Nico Pass viene al Milan. Jovic lo mando via. Abraham pure. Tengo Morata perché conosce Fabregas. E per il nuovo 9 potrei andare su Zirkzee, ma punto più in alto. E dopo ci arriveremo. Per una decina di milioni prendo il nuovo portiere. E scegliete voi quale. Io resto sempre più convinto che strapagare un portiere non serva, né a livello di ingaggio né a livello di cartellino. Gli esempi ormai si sprecano e ogni giorno ne esce uno nuovo. Vasquez era nostro e praticamente l'abbiamo dato via gratis. De Gea è arrivato alla Fiorentina da svincolato. Sommer è andato all'Inter a 0. E anche Svilar era svincolato quando è andato alla Roma. Lo stesso Maignan non era costato molto. E Donnarumma ce l'eravamo ritrovati in casa. Se quindi qualcuno arriva con un'offerta sensata per Mike, lo saluto. E in qualche modo lo sostituisco. La difesa la tengo così. O al massimo cedo Tomori in Inghilterra e prendo un suo sostituto. Onestamente ora un nome non mi viene in mente, ma nel corso dell'anno magari qualcuno salterà fuori. Per il terzino destro non farei grosse follie. E spero che un minimo Emerson possa migliorare. A centrocampo ho preso Tonali per 30 milioni, Bernabé per una ventina e Bianco per 10. Ho dato Loftus al Newcastle e ceduto Musa a 12-13. In attacco ho perso Leao, Jovic e Abraham. E già che ci sono, do via anche Chukwueze a 20 milioni, posto che qualcuno me li offra. E per ora davanti ho preso soltanto Nico Pass. Nico promette bene, ma è tutto da scoprire in una grande squadra. Nella domanda di inizio video mi si chiedeva se avrei puntato ancora sui giovani o se invece avrei preferito un instant team. Secondo me la strategia giusta resta quella attuale: puntare su ragazzi dai 22 ai 25 anni, con ovviamente qualche rara eccezione. Andato via Leao, mi serve adesso un trequartista slash esterno che possa giocare a destra o a sinistra, in base a dove schiero Nico e Pulisic. Il tema della campagna abbonamenti e della fase 2 era il Red and Back. E ora entro nella fase 3, quella degli ultimi colpi. Al Milan riporto Maldini, ma non Paolo, bensì Daniel. Ogni giorno sul suo contratto spuntano nuovi dettagli, ma dalle ultime sembra che abbia una clausola da 15 milioni e che il Milan abbia il 50% sulla futura rivendita. In sostanza potremmo riprenderlo a 7,5. Diamo al Monza 6 milioni, ma nel mentre gli lasciamo un altro giovane da svezzare. E per un anno gli gira in prestito Camarda. Crede un sacco nel ragazzo, ma l'anno prossimo avrà ancora 17 anni. E nell'anno in cui farà la patente preferisco tenerlo lontano da Milano. Non distantissimo, ma va bene comunque. Riprendo Daniel, tirando fuori dei soldi per un giocatore che 12 mesi prima era mio. Ma in questo modo prendo 4 piccioni con una fava. Mi assicuro un giocatore forte che nel mentre è cresciuto, avendo giocato sempre titolare a Monza. Non permetto che Daniel vada altrove, men che meno Juve o Inter. Dopo un'annata disastrosa, dove mi accuseranno di aver commesso ogni tipo di errore, abbasso il capo, ammetto i miei sbagli, ammetto di essere stato un coglione a mandare via Daniel e torno sui miei passi. Ma soprattutto, almeno agli occhi dei tifosi, faccio un passo in avanti per riallacciare i rapporti con lo stesso Paolo. Se vendo Leao e vado a prendere Daniel come suo ipotetico successore, allora sto mostrando di avere una grandissima fiducia in Daniel. E tutto questo non è soltanto una grande paraculata per ringraziarsi i tifosi, o meglio, in parte lo è. Ma se tiro fuori i soldi e do tutte queste responsabilità a Daniel, allora vuol dire che davvero credo in Maldini Junior. Dei 180 milioni che avevo ne ho spesi circa la metà: una decina per il portiere, una trentina per Tonali, 20 per Bernabé, 10 per Bianco, 6/7,5 per Daniel. E Nico Pass non l'ho pagato. Me ne restano ancora un centinaio. Fin qui l'11 che darei in mano a Fabregas sarebbe un portiere, la difesa di quest'anno con magari uno al posto di Tomori, pagato coi soldi di Tomori, Reinders, Fofana, Tonali. Con Bianco, Bernabé un parametro zero difensivo in più. Davanti sono pieno di giocatori: ho Pulisic, Maldini, Morata, Nico Pass e Okafor. Pulisic è il nuovo 10 ed è intoccabile. Gli altri non hanno un ruolo definito, ma sono tutti interscambiabili. Manca ancora una vera prima punta, perché Morata avrà 33 anni e perché Okafor non è il centravanti che può portarmi al tricolore. Ma soprattutto, come direbbe Batman, perché a volte la gente merita che la propria fiducia venga ricompensata. Ai tifosi devo dare un motivo reale per credere nel progetto. Al di là di Tonali, al di là di Daniel, al di là della clausola di Pulisic, la fase 3 era quella dei ritorni e dei giocatori sono tornati. Ma per tornare veramente grandi bisogna tornare alle ambizioni del passato. E quindi entro nella fase 4, quella del ritorno alla gloria. Prima ho in parte mentito quando ho parlato del progetto Napoli. Io credo che non si debba fare un all-in, ma se puoi permetterti un colpo da 90, allora devi farlo. Il mio Milan arriva da un'annata disastrosa e deve vincere la seconda stella. Quel colpo da 90, quindi devo farlo. Anzi, un colpo da più di 100. Con l'ultimo centinaio e passa di milioni che mi rimane, faccio una cosa che al Milan non si è mai vista, ma che in realtà non si è mai vista in Italia. Davanti mi
serve un killer. Uno che prenda la squadra sulle spalle nel momento di maggiore difficoltà. Uno che sfrutti ogni occasione. Uno che abbia senso per il campo, ma anche a livello simbolico. Uno come il Ronaldinho del 2007. Un colpo che possa portarmi da solo 60.000 persone allo stadio. Un colpo che faccia a fine mercato, ma che in realtà ho chiuso già da diverse settimane. E che al netto dell'ottavo decimo posto accetta comunque di prendersi il peso del Milan sulle spalle. Un uomo che verrà per essere il protagonista del 20° scudetto. Dopo che per anni hanno criticato il Milan di differenziare troppo il budget, ecco che ora punto tutto su uno. Perché questa è l'era del Red and Back e voglio tornare sul tetto d'Italia. Vado quindi a Lisbona e con 110 milioni compro l'erede di Ibrahimovic. Pago la clausola rescissoria di Victor Gyökeres e faccio l'acquisto più costoso della storia del Milan. Anche senza Champions posso dare a Gyökeres 10 milioni all'anno. Prima ho detto che non avrei fatto il passo più lungo della gamba come il Napoli, ma anche spendendo un centinaio di milioni su un singolo giocatore e sapendo che al Milan di solito i giocatori così non rendono, comunque sono coperto. Ho preso tanti giocatori offensivi, tutti giovani e tutti pronti a esplodere. E se anche Gyökeres dovesse fallire, comunque lo potrei rivendere l'anno dopo, perché nel 24-25 avrebbe fatto circa 50 gol. E quindi un anno sbagliato al Milan verrebbe dimenticato subito. Avrei potuto prendere Zirkzee per una trentina di milioni. Forse avrei potuto anche prendere Osimhen, che già conosce il campionato. Ma come detto, la fase 3 e soprattutto la 4 puntavano a riconquistare la fiducia dei tifosi. Puntavano a tornare a essere grandi. Puntavano a tornare a essere ambiziosi. E quindi il mio Milan per la seconda stella si presenterebbe così. So che a molti farà letteralmente cagare, ma almeno vi renderete conto che può sempre esserci una dirigenza peggiore di quella attuale. In panchina Fabregas, in porta un portiere pagato poco e che mi dia buone garanzie. La difesa di quest'anno, con Pavlovic e Gabbia che per me restano due ottimi centrali. Deo a sinistra e un Emerson o qualcosa di simile a destra. Tonali, Reinders e Fofana a centrocampo, con Bernabé, Bianco e un CC difensivo a vostra scelta. Come esterni slash trequartisti avrei Nico Paz, Maldini, Pulisic e Okafor. E come punte, Alvaro Morata e soprattutto Victor Gyökeres. Nella mia idea tra centrocampo e attacco ho seguito la filosofia dell'Atalanta. Prendo un sacco di giocatori offensivi e polivalenti, interscambiabili e che possono giocare in diversi moduli. I vari Maldini, Nico Paz e Bernabé verrebbero nonostante la non Champions. E Tonali verrebbe perché è milanista, credo. Gyökeres avrebbe la corte di tutte le squadre d'Europa, ma noi siamo il Milan e pagato il giusto. Con uno sponsor come Ibra, forse potrebbe accettare la sfida di vincere il campionato prima di fare bene in Champions. Con una squadra simile, con una sola competizione, per me posso ambire allo scudetto. E anzi, sarebbe doveroso farlo. Certo, l'allenatore non ha molta esperienza, ma sti cazzi. Al netto delle ultime partite credo in Fabregas. Tranne Gyökeres non ho fatto operazioni folli. Avrei potuto diversificare ancora di più, ma forse il messaggio non sarebbe arrivato altrettanto forte. È tornato Tonali, è tornato un Maldini. Ho preso l'attaccante più forte del mondo. Dopo un decimo posto, è tornato anche il Milan. Questo è quello che farei io. Ma per fortuna di tutti i tifosi del Milan, non tocca a me prendere certe decisioni. Non so se qualcuno sia arrivato fin qui, ma nel caso dovreste averlo fatto, grazie mille. Credo che il 90% abbia droppato quando ho parlato di Fabregas. Ciao.